Influenza A, 12 morti. In attesa del picco, basso il numero dei vaccini venduti, ancora pochi giorni per correre ai ripari. Al via tra le polemiche. A Bari i magistrati disertano la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario. Troppo protagonismo, sostiene il presidente Caferra. Bari, città del cinema. Seconda edizione del Bifest tra vecchi e nuovi successi. Placido difende il suo Vallanzasca, Zalone batte ogni record. Inarrestabile Crash Taranto, le campionesse italiane del basket alla terza vittoria consecutiva. Pozzuoli fermata 90-35. Buongiorno dalla redazione del Master in Giornalismo di Bari. Sale a 12 il numero dei decessi causati dalle complicazioni dell'influenza A. Tra questi solo una donna presentava malattie precedenti, ma secondo gli esperti non c'è motivo di allarme. Ci spiega perché Federica Di Benedetto. Nessun allarme pandemia da virus AH1N1. Nel pieno del picco influenzale è necessario fare chiarezza. Dopo i casi di contagio e morte avvenuti negli ultimi giorni, soprattutto nella nostra regione, l'influenza A spaventa più del dovuto. Il virus è infatti diventato stagionale. Adottando le giuste misure di prevenzione è possibile contrastare la diffusione del contagio, come ci ha spiegato il dottor Cesare Di Bari, direttore del reparto malattie infettive dell'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari. La vaccinazione rappresenta sicuramente il maggiore mezzo di prevenzione. Poi ci sono dei mezzi così di tipo ambientale, di tipo personale, cioè evitare gli starnuti, la tosse, soprattutto quando uno tossisce, che mette la mano giustamente verso la bocca, poi alla fine contamina la mano e quindi le mani vanno lavate. Quindi anche il lavaggio delle mani rappresenta un sistema di prevenzione molto comune e da effettuare. L'Osservatorio Epidemiologico Nazionale ha registrato un forte calo delle vaccinazioni antinfluenzali per questa stagione. Oltre ai rischi per la salute, sono numerose le conseguenze che ciò comporta. Non vaccinarsi significa prendere poi l'influenza, trasmettere agli altri e soprattutto non tanto pensare alle poche decine purtroppo di morti che possono capitare, ma a tutto quel danno sociale ed economico che la mancata vaccinazione comporta, giornate persi di lavoro, ospedalizzazione, consumo di farmaci e tutto il resto. Unica prevenzione rimane il vaccino, ma c'è ancora molta diffidenza. Ce ne parlano Valentina Gasparro e Marzia Conversano. Anche quest'anno è arrivata l'influenza, portando con sé i soliti sintomi, malessere e spossatezza. A complicare la situazione, il ritorno del virus H1N1, accompagnato dalle polemiche sui vaccini. Molti dubbi tra la gente sulla loro effettiva efficacia e dopo il boom dell'anno scorso, quest'anno le vendite sono in calo. Nella nostra farmacia circa il 20% in meno. Per capire i motivi della diffidenza della gente abbiamo ascoltato alcuni pareri. Ho paura per le controindicazioni, quindi ho deciso di non farla. Quest'anno no, sono stato beccato e punito, diciamo, perché mi avevano detto che forse il vaccino non era buono e c'erano più rischi a prendere quel vecchio vaccino che non l'influenza, e così. In effetti così è stato, perché l'influenza l'ho presa, però sono scampato. C'è chi invece ha seguito il consiglio del medico. Signora, lei ha vaccinato suo figlio? Sì, come tutti gli anni. Quanti anni ha il bambino? 9 anni. È stato per consiglio del pediatra che ha deciso di vaccinarlo? Sì. Eppure quest'anno il vaccino antinfluenzale ha una copertura più ampia e infatti comprende 3 ceppi virali, l'australiana, la stagionale e appunto l'influenza A. Chi ha diritto al vaccino gratuito? Gli anziani ultra sessantenni, i soggetti a rischio, e cioè i diabetici, i bronchitici cronici, soggetti che hanno un defedati con un corredo immunitario basso. Disponibile dal medico di fiducia o dal farmacista, la vaccinazione è molto semplice, basta un'iniezione intramuscolo e quest'anno si è aggiunta una novità. Un nuovo vaccino, nuovo per la modalità di somministrazione, Intanza si chiama, e viene somministrato per via intradermica. E adesso la linea passa ad Antonello Cassano per le notizie di cronaca. Grazie Chiara. Un elicottero della Guardia di Finanza è ammarrato questa mattina nell'invaso Pappadai, in provincia di Taranto. I due piloti, entrambi feriti, sono stati soccorsi da un mezzo della Marina Militare di Grottaglie. Il più grave è stato trasportato all'ospedale di Taranto. L'ammaraggio sarebbe avvenuto per un calo di potenza del motore. La protesta dei magistrati e penalisti ha caratterizzato l'inaugurazione dell'anno giudiziario di Bari. Il servizio è di Nico Marinelli. Un fenomeno certamente negativo è quello della personalizzazione dell'azione giudiziaria.
Così il presidente della Corte d'Appello di Bari, Caferra, ha censurato il protagonismo di certi magistrati e ha criticato i processi mediatici. Nella sua relazione annuale sull'amministrazione della giustizia, Caferra ha constatato che l'eccessiva durata dei processi in Italia porta i media a raccontare ai cittadini solo le indagini preliminari e non il dibattimento. Anche secondo la Corte di Strasburgo, la causa della crisi strutturale del nostro sistema giudiziario è proprio la durata dei processi. Assenti alla cerimonia i magistrati, sia perché contrari alla politica del governo in materia di giustizia, sia per questioni interne al distretto della Corte d'Appello di Bari. Oltre alla carenza degli organici, infatti, c'è la questione dell'edilizia giudiziaria, inadeguata e fatiscente. Il sindaco Emiliano, magistrato in aspettativa, non era presente alla cerimonia. La questione dell'edilizia giudiziaria, ha ricordato infine il presidente Caferra, non trova una soluzione ragionevole per l'evidente impasse provocata da interessi privati, che confliggono con l'interesse pubblico. Proseguono a Cerignola le ricerche di Alessia e Livia Shep, gemelline svizzere di 6 anni scomparse dopo che il padre Mattias, che le aveva con sé, si è suicidato il 3 febbraio scorso. Le ricerche sono concentrate nelle zone circostanti i caselli autostradali nelle vicinanze di Cerignola. Nelle ispezioni vengono utilizzati elicotteri e unità cinofile. Le due bambine sono state viste l'ultima volta il 30 gennaio scorso a Losanna. Dalla cronaca nera alla sindacale, operai e studenti insieme a Bari, si è conclusa con un comizio in piazza Prefettura la manifestazione della FIOM, Federazione dei Metalmeccanici che fa capo alla CGIL. Ce ne parla Annalisa La Selva. Sì ai diritti, no ai ricatti. Anche i metalmeccanici pugliesi scendono in piazza nella giornata di sciopero indetto dalla FIOM per protestare contro il modello Marchionne. Mirafiori è lontana, ma è forte il timore di estensioni a tutte le fabbriche del nuovo schema di relazioni industriali disegnato a Lingotto. A rischio, secondo la FIOM, gli stessi diritti di rappresentanza sindacale. Con quel modello Marchionne polverizza la rappresentanza, ammazza il sindacato, qualsiasi organizzazione sindacale, perché non soltanto per quello che hanno scritto in quei testi vorrebbero escludere dalla FIOM, la FIOM dal rappresentare i lavoratori in fabbrica, ma riducono i sindacati che hanno firmato ad agenti delle politiche delle imprese, quindi contro i lavoratori. Quasi 5.000 le persone in piazza, secondo la FIOM, 1.000 secondo la questura. Ferma al 60% l'adesione nelle fabbriche. Il sindacato sembra pagare ancora una volta le sue divisioni. Io ho parlato con tanti operatori in azienda che praticamente si sono dati una specie di buona coscienza. Hanno detto, cioè ritengono lo sciopero giusto, però è uno sciopero che secondo loro doveva coinvolgere anche le altre confederazioni sindacali. Folta la delegazione dell'Ilva di Taranto. Noi all'Ilva di Taranto già viviamo una situazione da anni che non è ottimale, anche legata alla questione ambientale. E se dovesse passare il disegno che Marchionne e Federmeccanica vogliono imporre ai lavoratori, rischiamo di condurre una vita lavorativa con ancora meno diritti e con ancora più sfruttamento. In piazza, a fianco dei metalmeccanici, anche precari, docenti e studenti. Riteniamo che in questo momento scendere in piazza per gli studenti sia una questione non relativa solo al dibattito sull'università e sulla scuola pubblica, ma sia una questione generale sul futuro e sul lavoro che ci riguarda direttamente. Se non scendiamo in piazza noi, come è stato fatto nei decenni scorsi, chi altro dovrebbe farlo? E per la cronaca è tutto. La linea torna a Chiara Curci. Grazie Antonello. Ora ci occupiamo di cultura. A Bari la seconda edizione del Bifest, Festival Internazionale del Cinema e della Televisione. Ad aprire la kermesse al Cineporto di Bari, il film Valanzasca, Gli Angeli del Male. Laura Longo. 7 giorni di celluloide, 283 titoli tra lungometraggi e documentari, 8 lezioni di cinema e una serie di tributi ai grandi del cinema contemporaneo. Da Giuseppe Tornatore a Claudio Cardinale, da Dino De Laurentiis a Domenico Procacci. È la seconda edizione del Bifest di Bari, organizzato da Puglia Film Commission, in collaborazione con l'assessorato alla cultura della Regione Puglia. Un festival lontano da fasti e dalla viziosità delle rassegne. Niente manifestazioni iperboliche sui tappeti rossi, niente che possa distogliere l'attenzione dalle pellicole, come afferma il sindaco di Bari, Michele Emiliano. Il Bifest ha una struttura sicuramente più democratica di quella del Festival di Venezia. Il Festival di Venezia è sequestrato, sembra di stare in una direzione distrettuale antimafia dove le stanze sono tutte blindate con le scorte, i bodyguard, è una cosa alla quale è inutile partecipare dal punto di vista del comune cittadino, mentre onestamente io mi sono già fatto i cerchietti sui film che voglio andare a vedere, penso di poter interloquire, toccare, vedere, parlare con molti artisti, registi. Ma il festival è stato anche l'occasione per Michele Placido di presentare il film Valanzasca.
Dopo Romanzo criminale, il regista sposta la sua attenzione a Milano, raccontando gli anni di attività criminale di Renato Vallanzasca, interpretato da Kim Rossi Stewart. Placido mette le mani avanti, spiegando chiaramente che l'idea è quella di restituire un ritratto senza compromessi dell'uomo Vallanzasca. Film dunque di avventura criminale e non un film sociale. Ecco, ci sarà una possibilità in più di riflettere con questo film, anzi me lo auguro, invito il pubblico ad andare al cinema. Viva la commedia, ma viva anche il cinema serio, perché la storia del cinema italiano è fatta soprattutto anche di film di denuncia e di film sociali. Presentato a Bari, Italia Wave, il festival più atteso dal popolo rock nazionale, abbandona la Toscana e approda nel Salento su invito del presidente della regione Nichi Vendola. La manifestazione si terrà a Lecce dall'11 al 17 luglio 2011 e ospiterà star internazionali e il meglio della produzione nazionale. Per le notizie sportive ci colleghiamo con Valentina Ninno. Grazie Chiara. Continua la corsa delle cestiste del Scras Taranto. Dopo la terza vittoria consecutiva, la squadra di coach Ricchini si piazza al secondo posto in classifica, a soli 4 punti dalla capolista. 90-35 il risultato schiacciante dell'ultima partita contro il Pozzuoli. Per ulteriori dettagli ci colleghiamo con il nostro inviato da Taranto, Guido Casavola. Poco più di un allenamento. Senza storia la partita fra Taranto e Pozzuoli. Le ragazze di coach Ricchini demoliscono la GMA. 90-35 il risultato finale. Per le campane è la peggior sconfitta della loro storia da quando militano nella massima serie. Avvio devastante per il Crass. Dopo soli 7 minuti il parziale è di 20-0. In evidenza Wamb, Young e Dacic che non concedono un metro alle loro avversarie in questa prima parte di gara. Simbolo di questa prestazione negativa è l'americana Walker, che chiuderà il match con un solo 4 punti all'attivo, oltre a tanti errori clamorosi. Tentativo di reazione per Pozzuoli all'inizio del secondo quarto. Ma il Crass spegne sul nascere le speranze delle putiolane. Maone con una bomba da 3 allo scadere del secondo quarto porta il Taranto a più 28. La partita scivola via agilmente per le rossoblù che sperimentano, con buoni risultati, la Lai Young in posizione di guardia. In un palamazzolo in festa la partita si chiude con un perettorio più 55 per Taranto. È andata così, meglio così, cioè ci è servita per provare alcune cose, per recuperare la condizione di fortuna, qualcuna purtroppo. Recuperarlo in due sensi, o giocando o riposando. E adesso il calcio. Bari in caduta libera. Con l'ultima sconfitta a Brescia si arriva a quota 18 partite perse su 24. Intanto, un'azienda americana sembrerebbe interessata all'acquisto della squadra di Matarrese. In attesa di ulteriori sviluppi, la prossima partita in casa è quella contro il Genoa. Per il TG delle Sportive è tutto, la linea a te è chiara. Il telegiornale termina qui. Per ora è tutto, arrivederci alla prossima edizione.